Serena Taccetti, una stagione 2021-2022 conclusa nella maniera migliore, con una speciale convocazione per una vostra ragazza e la sua partner a partecipare ai Giochi Mondiali 2023. Esattamente, siamo molto orgogliose delle nostre due ragazze. Elena e Sara parteciperanno appunto ai Giochi Mondiali nella disciplina del beach volley. È un'estrema soddisfazione per noi perché sono una coppia composta appunto da un atleta con disabilità intellettiva e un atleta partner senza disabilità, e quindi proprio il segno di quanto il nostro lavoro sullo sport unificato comunque sul territorio stia dando degli ottimi risultati. È stata un'annata molto soddisfacente, siamo tornati a essere pienamente operativi, diciamo, in tutte le discipline, e a giugno siamo andati ai Giochi Nazionali di Torino, Special Olympics, che sono stati la prima grande trasferta dopo questi anni di pandemia, e sono arrivati un sacco di risultati positivi, un sacco di soddisfazioni, e poi appunto in questi giorni la grande notizia della convocazione di Sara e Elena, che ci ha riempito di orgoglio assolutamente. Come è organizzata l'attività Euniche? Facci una panoramica di tutti gli sport che si possono praticare con voi e dove? Ok, allora sostanzialmente noi intanto siamo operativi tutto l'anno, quindi abbiamo dei corsi annuali che seguono, diciamo, il calendario scolastico, e poi dei corsi estivi oltre ai camp sulle Dolomiti, quindi tutto l'anno si può fare attività con noi, tutti i corsi sono aperti a persone con e senza disabilità intellettiva. E abbiamo corsi nel territorio che va più o meno da Quigliano fino ad Arenzano, di numerosissime discipline, quindi sport di squadra, sport individuali, sport all'aperto, sport al chiuso, tutti quanti, ripeto, aperti a chiunque, quindi cominciamo con i piccolini del gruppo 2-5 anni fino ad arrivare appunto a tutte le varie discipline sportive, quindi siamo qui per attendere anche altri nuovi atleti e partner che abbiano voglia di cimentarsi in qualche disciplina ed entrare nel mondo Special Olympics con noi.